Siamo sempre stati quelli che dai momenti più difficili abbiamo tirato fuori il meglio di noi per scrivere le pagine più belle della nostra storia. Ieri abbiamo vissuto una serata di festa per tutto il paese che ha potuto finalmente tornare a festeggiare e a stringersi insieme. 109 medaglie, mai così tante. Il nostro paese, provato dalla pandemia, è in ripresa. Si è sentito rappresentato dal protagonismo di olimpici e paralimpici e si è stati in realtà un bel simbolo. Succede spesso che quando tutto intorno sembra dividerci, possiamo scegliere di camminare insieme, perché uniti siamo sempre stati più forti. La scelta che avete fatto, lei e Barshim, è stata splendida. Avete compiuto un gesto di vero valore sportivo. Questo è il successo di un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai perso d'animo, sostenendosi a vicenda, anteponendo all'interesse del singolo il bene del collettivo. Questo legame ci ha fatto sentire fratelli d'Italia, tutti insieme, pronti a tutto per rispondere alla chiamata del paese che amiamo. Il 2021 è stato il secondo anno di una pandemia che ha stravolto le nostre vite, ma stavolta non ci ha tolto la voglia di sognare, che le cose belle potessero ancora accadere. Per me è un sogno aver partecipato alla finale contro questo ragazzo qui che mi ha fatto sudare parecchio. E volevamo dedicare la vittoria ai milioni di tifosi italiani in tutto il mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli, accompagnandoci passo dopo passo con affetto e passione in questo entusiasmante viaggio. Non siamo ancora usciti dal tunnel. Questo però non lo ricorderemo come l'anno della sofferenza. Il 2021 è stato l'anno dell'amicizia, del rispetto, del riscatto del nostro paese. È stato l'anno in cui abbiamo imparato che il valore di un gruppo conta più dell'importanza del singolo e che possiamo ancora essere migliori, anche accettando di essere diversi da come eravamo. Non è il canone che deve cambiare te stesso, ma magari sei tu stesso che puoi creare un nuovo canone. It could be like a message of hope because of this hard year we've been through, and we're really happy that we're bringing this event back to Italy after almost 30 years. It's an honor for us. Pensate che l'Italia resti la stessa dopo? No. Questi cambiamenti, che avranno effetti sì economici ma anche sociali importanti, si possono attuare soltanto se c'è accordo, se c'è volontà di successo, non di sconfitta. Dopo aver visto la paura con gli occhi, nel silenzio surreale delle nostre città, abbiamo di nuovo riempito le strade, gli stadi, i cinema, i teatri, con una consapevolezza diversa, che il cambiamento può essere la speranza di un futuro migliore. Come disse Newton, se io ho potuto vedere così lontano è perché mi sono arrampicato sulle spalle di giganti. Mi piace definire Giorgio Parisi come un gigante, uno di quelli sulle cui spalle le generazioni future si siederanno per scrutare l'orizzonte della scienza e fare un passo ulteriore verso la conoscenza. La nostra amata Raffaella diceva che gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere. Il 2021 ci lascia soprattutto questa lezione di vita, insieme al ricordo di chi non ci lascerà mai. Franco Battiato ha paura della morte, di sapere che cosa c'è dopo? Per niente. Non è che uno dice, Carla Facci è così, no? Carla Facci è Fedra, un'idea, e della addormentata, è Giselle, fa il cancan. Se avete qualcuno cui volete bene, diteglielo. Non aspettate domani, perché potrebbe essere tardi. E non c'è cosa più brutta del rimpianto, di non aver detto qualcosa a qualcuno nel momento giusto.